che ho in pugno. Fermo là, amico. È meglio che ti calmi un po', o salterai in aria come gli altri idioti che pensavano di venire a ficcare il naso nel territorio dei boomer. Ora che ho ottenuto la tua attenzione, saresti interessato a un'informazioncina? Dovrai pagare qualcosa in cambio, ma ne varrà la pena. Ehi, datti una calmata. Te lo dirò, sono un giocatore e uno sciacallo. Ho fatto un po' di soldi con il gioco d'azzardo e altri cercando oggetti non più utilizzati. Allora, vuoi il mio aiuto o no? Dio mio, non hai saputo dei boomer? Ma su quale pianeta vivi? Sono una banda di svalvolati dal grilletto facile di Stanza Annellis. Ficca il naso nel loro territorio e diventerai macinato. C'è un modo, e te lo dirò, in cambio di una scommessa. Beh, so come potresti entrare. Se mi dai i tappi te lo dico. Se torni vivo... Ok, ecco qua. Quella pagina contiene i dettagli, ma tutto dipende dal tempismo che avrai nello spostarti da un edificio all'altro. Ti guarderò da qui, così saprò se arriverai al cancello o no. Ricorda, ci saranno 600 tappi per te, se ce la farai. Thank you.
Resta là, non muoverti. Come diavolo hai fatto a sopravvivere a quel bombardamento? Ti ho avuto sotto tiro tutto il tempo. Muovi un muscolo adesso e ti farò saltare in mille pezzi. Quindi resta dove sei. Rachel sarà qui a momenti. Inizierò da qui. Sono Rachel, maestro d'armi per Nellis. Madre Pearl, la nostra anziana, desidera parlarti. Mi occupo della sicurezza di Nellis, dal coordinamento delle difese all'addestramento e alla forma fisica della popolazione. Non ero io a fare fuoco con gli obici. Se vuoi vedere quanto sono brava a uccidere i selvaggi, posso dimostrartelo. Oppure puoi accettare l'invito di Madre Pearl. A te la scelta. Stammi vicino e attenzione a come ti comporti. Benvenuto, tesoro. Te la sei presa comoda, non è così? Ho aspettato per più di 5 anni che un estraneo arrivasse a farci visita. Oh, in tantissimi modi. Iniziamo dalle cose più piccole, così potremo abituarci ad avere un estraneo in giro. Se dovesse andar bene, allora magari potrai darci una mano anche con le cose più importanti. Vedremo. Devi tenere presente che sei il nostro primo contatto con il mondo esterno da quando ero a malapena diventata una donna. L'isolamento ci ha mantenuti al sicuro, ma il mondo intorno a noi sta cambiando. Luci al neon, robot di pattuglia, soldati. I più giovani pensano che riusciremo a tenere il mondo lontano con le nostre pistole, ma io credo sia necessario lasciare che entri almeno un po', o soccomberemo. E quel po' di mondo sei tu, tesoro. Benvenuto a Nellis. Hai scelto un ottimo momento per passare di qui, perché abbiamo moltissimi problemi. Possono dirti tutto i giovani della tribù. Rachel potrebbe avere bisogno di aiuto con quegli insetti. Il dottor Argyll ha dei feriti da curare, mentre a Loyal e Jack potrebbe servire una mano per delle riparazioni. Oppure potresti andare a trovare Pete al museo e ascoltare la storia della nostra gente. Non dovrai far altro che ascoltare. Fai come vuoi. Puoi aiutarci o meno. A te la scelta. Ma spero tu possa dimostrare ai giovani di qui che non tutti gli estranei sono da eliminare. Ciao. Come sta andando la tua visita, straniero? Ciascuno degli anziani apprezzerebbe il tuo aiuto per risolvere diversi problemi qui a Nellis. Cerca Jack, Loyal, Rachel e Argyll. Ti faranno da guida. Repubblicano, sempre repubblicano.
Thank you.